La natura è dell'uomo. Il titolo proposto comprende un gioco di concetti riguardanti la natura dell'uomo e la posizione ricoperta dal genere umano nel contesto naturale ed evolutivo del pianeta. Il gruppo è composto da Giuseppe Di Michele e Francesco Patricelli. Vi auguriamo buona visione. Evoluzione, progresso o estinzione? Il processo evolutivo dell'uomo, durato 6 milioni di anni, ha contribuito ad amplificare sempre più il senso narcisistico dell'uomo, spingendolo a credere di essere padrone indiscusso della madre terra. L'equilibrio naturale, che per milioni di anni ha caratterizzato la vita sul pianeta, è stato progressivamente alterato dalla posizione antropocentrica, che è stata autoproclamata dall'uomo, il quale, per millenni, ha plasmato il paesaggio a misura propria, distruggendo così la simbiosi naturale. Il meccanismo chiamato costruzione di nicchia, caratterizzato dal processo di modifica dell'ambiente da parte di un determinato organismo, è portato così all'estremo dal genere umano. Rifiutandosi di adattarsi all'ambiente circostante, l'uomo, nel corso della propria esistenza, ha compiuto un processo di modifica esponenziale, aggravatosi durante l'inizio dell'industrializzazione. L'uomo, però, non ha fatto i conti con la bidirezionalità di questo processo. Difatti, se da un lato è l'umanità a cambiare il mondo per scopi personali, dall'altro è il mondo a cambiare l'uomo e a bloccare tale progresso tecnologico che può essere definito vertiginoso. I primi effetti collaterali, difatti, si stanno già riversando in modo impetuoso nelle nostre vite, attraverso il riscaldamento globale e una serie di eventi che, se non gestiti immediatamente, potrebbero dimostrarsi catastrofici per il genere umano. La consapevolezza di essere parte di un tutto, però, si sta progressivamente diffondendo negli animi di ogni individuo, che, attraverso un sentimento critico e soprattutto autocritico, può e deve fare la differenza in questa lotta contro la distruzione, che potrebbe definirsi anche una sorta di autodistruzione. È necessario così fare un passo indietro in questa corsa verso il progresso, prima di oltrepassare il limite irreversibile che, nel peggiore dei casi, potrebbe portarci all'estinzione. Tra gli effetti collaterali che hanno investito il pianeta vi è l'aumento dell'attività dell'effetto serra. L'effetto serra è un fenomeno naturale che avviene nell'atmosfera terrestre. Esso ha due principali funzioni. La prima è agire come una grande serra naturale, la quale è in grado di filtrare le radiazioni solari più energetiche. La seconda è di accumulare e ridistribuire sulla superficie terrestre l'energia irradiata dal Sole in forma di calore. Ma partiamo con ordine. Il Sole viene comunemente considerato dagli scienziati come un corpo nero alla temperatura di 5800 Kelvin. Esso inoltre ha un raggio pari a 6,95 per 10 alla quinta chilometri e dista mediamente dalla Terra 150 milioni di chilometri. Sulla base di questi dati, gli scienziati hanno potuto calcolare il flusso di energia che giunge sulla superficie terrestre. Possiamo quindi ripercorrere questo calcolo per comprendere il funzionamento dell'effetto serra. Come prima cosa, si parte calcolando la potenza emessa dal Sole secondo la legge di Stefan-Boltzmann, che è potenza uguale costante di Stefan-Boltzmann, che sarebbe 5,67 per 10 alla meno 8 watt su metro al quadrato per Kelvin alla quarta, per temperatura del corpo alla quarta, per superficie del corpo. Da questa formula si ottiene il risultato di 3,89 per 10 alla 26esima watt. Proseguendo, si deve ragionare sul fatto che l'energia emessa dal Sole si propaga su una determinata area. E visto che il nostro intento è quello di calcolare il flusso di energia che giunge sulla superficie terrestre, basta considerare quella che si ottiene dalla distanza Terra-Sole. Quindi, in poche parole, consideriamo l'area come una circonferenza che ha il raggio pari alla distanza Terra-Sole. Per calcolare quindi il flusso di energia che giunge sulla Terra, basterà calcolare il rapporto tra la potenza irradiata dal Sole e l'area su cui si propaga. Quindi pi fratto A. Da questo calcolo si otterrà 1400 watt su metro al quadrato, o meglio 1,4 kW su metro al quadrato. Questo risultato è costante ed è l'energia che il Sole invia sulla Terra. Siamo quindi arrivati a comprendere che la Terra è investita da un'energia esterna. Questa
Quest'ultima riscalda la Terra, portandola a liberare energia, così da arrivare ad una situazione di equilibrio. La Terra quindi è soggetta a due tipi di energia, una in ingresso, quella proveniente dal Sole, e una in uscita, quella che crea lei stessa. Uguagliando queste due energie, perché dobbiamo raggiungere la situazione di equilibrio, possiamo ricavare la temperatura di equilibrio sulla Terra. Ma procediamo sempre per gradi. L'energia d'ingresso è pari alla costante energia che il Sole invia sulla Terra per l'area della superficie terrestre, che per comodità può essere considerata come una figura piana invisibile dai raggi solari, quindi pi greco per raggio terrestre al quadrato, per 1 meno l'albedo. L'albedo è la frazione di energia riflessa, per quanto riguarda la Terra, esso è pari a 0,3. L'energia in uscita, invece, si ricava dalla legge di Stefan Boltzmann, dove però l'area è pari a 4 pi greco per raggio terrestre alla seconda. Quindi, uguagliando, otteniamo costante energia che il Sole invia sulla Terra per pi greco per raggio terrestre al quadrato per 1 meno albedo, uguale alla costante di Stefan Boltzmann per temperatura terrestre alla quarta per 4 pi greco per raggio terrestre alla seconda. Ovviamente è possibile semplificare pi greco per raggio terrestre alla seconda e ricavare la temperatura terrestre. Otteniamo quindi che la temperatura di equilibrio della Terra è radice quarta di costante di energia che il Sole invia sulla Terra per 1 meno albedo, tutto fratto 4 per la costante di Stefan Boltzmann. E quindi, svolgendo tutti i calcoli, meno 17 gradi centigradi. Ovviamente noi sappiamo che la temperatura di equilibrio sulla Terra non è questa, perché c'è l'atmosfera che rirespinge i raggi della Terra, rinviandoli nuovamente su di essa, e quindi di conseguenza si alza la sua temperatura di equilibrio. La dimostrazione, però, che il ragionamento precedente è corretto, si ottiene dalla Luna. Infatti, come possiamo notare, la temperatura di equilibrio dipende esclusivamente da due costanti e dall'albedo. Le costanti sono le stesse, perché la costante di Stefan Boltzmann è uguale in entrambi i casi, mentre la costante di energia che il Sole invia sulla Terra è la stessa sulla Luna, perché la distanza quest'ultima rispetto al Sole è pressoché identica. Mentre l'albedo cambia leggermente. Sulla Terra, infatti, abbiamo detto che è 0,3, mentre sulla Luna è 0,12. Comunque, in qualsiasi caso, ripercorrendo gli stessi ragionamenti per la Luna, si ottiene una temperatura di equilibrio pari a meno 23 gradi centigradi, cioè pari all'effettiva temperatura media sulla Luna. Abbiamo quindi capito che la temperatura di equilibrio sulla Terra dipende da questa azione dell'atmosfera, che noi chiamiamo comunemente effetto serra, cioè un processo che permette la vita sul nostro pianeta. Quest'ultimo però è fuori controllo. Infatti, l'atmosfera compie questo suo processo grazie alla presenza dei gas serra, i quali possono avere origine naturale o antropica. I gas serra antropici sono comunemente prodotti dall'uomo mediante la combustione di fonti fossili, a scopo energetico per il settore pubblico, civile, industriale, agricolo e terziario. L'aumento della combustione di queste fonti fossili da parte dell'uomo porta di conseguenza all'aumento dei gas serra antropici nell'atmosfera, che di conseguenza portano all'aumento del processo dell'effetto serra, che aumenta ancora di più la temperatura di equilibrio della Terra, creando così il cosiddetto riscaldamento globale, il quale può portare alla desertificazione nelle regioni tropicali, allo scioglimento dei ghiacciai polari, al cambiamento climatico e così via. Oltre all'effetto serra, ci sono anche altri fattori inquinanti scaturiti dall'uomo. Tra i problemi principali è riscontrabile l'inquinamento dell'aria, vale a dire la presenza di una o più sostanze indesiderate nell'aria. Gli inquinanti atmosferici hanno effetti negativi sugli esseri umani, sugli animali, sulle piante e sulla qualità dell'aria. I tipi di inquinanti atmosferici più frequentemente presenti sono l'ossido di zolfo, di azoto, residui organici volatili, chiamati anche BOC, e piccole particelle di polvere, quali l'aerosol. Le fonti principali di inquinamento atmosferico sono industrie, agricoltura e traffico, così come anche la produzione energetica. Durante i processi di combustione e anche gli altri processi di produzione vengono emesse sostanze inquinanti atmosferiche. Alcune di queste però non danneggiano direttamente la qualità dell'aria, ma formano a loro volta altri materiali inquinanti che sono nocivi per l'aria tramite reazioni chimiche che avvengono nell'atmosfera.
L'inquinamento atmosferico si può dividere in categorie a seconda della fonte da cui deriva. Esiste quello biologico, che è caratterizzato dall'inquinamento atmosferico biologico, come pollini, piccoli insetti e microrganismi, quali batteri, funghi, lieviti ed alghe. Inquinamento fisico, che riguarda per l'appunto l'inquinamento atmosferico fisico, come il suolo, l'odore, l'inquinamento termico e infine la radiazione radioattiva. E quello chimico, ovvero l'azoto, l'aerosol e l'ammoniaca. L'inquinamento atmosferico è causato sia dall'uomo che dall'ambiente. Le sorgenti umane sono traffico, agricoltura e industria, come è stato già accennato. Le fonti naturali, invece, sono tempeste di polvere, eruzioni vulcaniche ed emissioni delle piante. I principali contaminanti sono l'anidride solforosa, ossidi di azoto, ammoniaca, monossido di carbonio, ozono, VOC, particelle di polvere, metano, radiazione radioattiva. Dal 1850 ad oggi, ogni decennio è risultato più caldo dei precedenti. Tra le cause a medio e lungo termine, troviamo l'avvento del capitalismo, con l'allestimento di fabbriche e macchinizzazione nel settore primario, che prevede l'impiego di composti sintetici. Preponderante è ancora l'utilizzo della refrigerazione e del riscaldamento tramite pompe di calore, risalente alla diffusione del consumismo, con impiego sempre maggiore della conservazione alimentare. Le emissioni di sostanze inquinanti causano l'effetto serra. Il calore del sole permea l'atmosfera, provocando un innalzamento delle temperature terrestre che, secondo gli esperti, entro il 2100 aumenterà di ben 6,4 gradi centigradi. Gli effetti dell'inquinamento si riversano in diversi ambiti, da quello naturale a quello sociale, e prevedono innanzitutto lo scioglimento dei ghiacciai. Infatti, in 50 anni, i ghiacciai artici hanno visto il loro spessore dimezzarsi e quelli antartici si sono ritirati di 5 km. Il loro scioglimento ha avuto conseguenze gravissime, come l'innalzamento del livello del mare, l'erosione delle zone costiere, il verificarsi di cicloni ed inondazioni. In secondo luogo, vi è il processo di desertificazione. In merito a questo, numerosi popoli saranno costretti a migrare per cercare beni di prima necessità, come l'acqua potabile, risorsa che scarseggerà a causa dell'aumento della salinità oceanica. Molti paesi andranno incontro a siccità. Questo deficit idrico aumenterà migrazioni e guerre per il controllo all'accesso all'acqua. Inoltre, vi sarà la riduzione della biodiversità. Dalla fine del Novecento molte specie sono state ridotte e ve ne sono 17.000 a rischio di estinzione. Per ovviare a questi problemi è necessario intervenire tempestivamente per bloccare questo avanzamento verso la distruzione. L'uomo ha cercato di rimediare a questi effetti collaterali di cui abbiamo parlato, apportando cambiamenti dal punto di vista istituzionale, cittadino e tecnologico. Per quanto riguarda l'ambito istituzionale, possono essere riportati vari esempi, come l'Accordo di Parigi, che è il primo accordo universale e giuridicamente vincolante sui cambiamenti climatici, adottato alla conferenza di Parigi sul clima nel dicembre del 2015, il quale stabilisce un quadro globale per evitare pericolosi cambiamenti climatici, limitando il riscaldamento globale ben al di sotto dei 2 gradi centigradi e proseguendo con gli sforzi per limitarlo a 1,5 gradi centigradi. In questo accordo i governi hanno concordato di fare in modo che le emissioni globali raggiungano il livello massimo il più presto possibile, riunirsi ogni 5 anni per valutare i progressi collettivi, riferire agli altri stati membri e all'opinione pubblica cosa stanno attuando nei confronti del clima, segnalare i progressi compiuti verso gli impegni assunti con l'accordo attraverso un solido sistema basato sulla trasparenza e la responsabilità, e fornire ai paesi in via di sviluppo un sostegno internazionale continuo e più consistente all'adattamento. Poi abbiamo per esempio l'Agenda 2030, la quale in realtà si divide su una vastità non indifferente di problemi. E per quanto riguarda ciò che stiamo analizzando oggi, dobbiamo riferirci esclusivamente al punto 13 di quest'ultimo, il quale invita gli stati a integrare misure di protezione dell'ambiente nelle proprie politiche nazionali e di sostenersi reciprocamente di fronte alle sfide. Riconosce inoltre la Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici come principale forum intergovernativo per le negoziazioni volte a individuare una risposta globale ai cambiamenti climatici. E
Per comprendere meglio, abbiamo voluto proporre un grafico che evidenzi i miglioramenti dell'Unione Europea su quest'ambito. E come possiamo notare, quest'ultimo evidenzia un lieve miglioramento per molti paesi europei del valore dell'indicatore prescelto per il Goal 13 tra il 2010 e il 2018, dovuto sostanzialmente a una costante diminuzione dell'emissione in molti paesi. Tra questi, notiamo Svezia e Malta che risultano essere più virtuosi, mentre particolarmente negativa è la performance del Lussemburgo, che nonostante i miglioramenti dal 2010 al 2018, ha di gran lunga il valore peggiore dell'indicatore. L'Italia, invece, consegue un risultato migliore della media UE, con valori in lieve ma costante miglioramento nel periodo considerato. Continuando, possiamo portare come esempio il Trattato di Maastricht del 1992, che sancisce l'impegno a promuovere uno sviluppo armonioso ed equilibrato delle attività economiche che rispetti l'ambiente. Oppure ancora la direttiva numero 156 del 91, che affronta il drammatico problema dell'enorme produzione dei rifiuti nei paesi sviluppati. In questo caso potremmo citare testualmente ciò che devono seguire gli stati secondo questa direttiva. Gli Stati devono adottare le misure necessarie per assicurare che i rifiuti siano recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente. In poche parole, l'obiettivo è di diffondere tra i cittadini pratiche concrete come la raccolta differenziata. Proseguendo, troviamo ancora il LIFE del 1992, cioè un fondo per finanziare le politiche ambientali europee sia all'interno dell'Unione Europea sia nell'ambito di progetti di collaborazione a livello mondiale. E infine, ma non ultimo, potremmo citare l'Ecolabel del 2000, cioè il marchio europeo che segnala i prodotti migliori dal punto di vista ecologico, attestandone il basso impatto ambientale e il loro ciclo di vita. Per quanto riguarda l'ambito cittadino, invece dovremmo partire dalle domande: cosa fare da buoni cittadini? Oppure, quali comportamenti possiamo attuare da buoni cittadini ogni giorno per limitare i cambiamenti climatici? Le risposte sono semplici e le abbiamo volute dividere in 5 punti. Il primo punto è parlare del problema. Per far sì che un problema sia affrontato, bisogna parlarne il più possibile e far capire alle autorità che deve essere una priorità. Punto 2. Informarsi sui programmi politici e quindi votare per coloro che vogliono salvaguardare il pianeta. Punto 3 sarebbe usare lampadine e elettrodomestici a basso consumo. Infatti, un minor consumo di energia implica un minor fabbisogno energetico e quindi un impiego minore di combustibili fossili. Punto 4. Ridurre il consumo di carne. Infatti, secondo i dati della FAO, l'allevamento contribuisce al 14,5% dei gas serra responsabili del surriscaldamento globale. Quindi, ridurre il nostro consumo di carne ridurrebbe la nostra impronta ecologica, ovvero l'impatto che abbiamo sull'ambiente. In ultimo, il quinto punto, dovremmo utilizzare mezzi di trasporto green. La bicicletta e le macchine elettriche sono da preferire quindi ai mezzi pubblici. Quindi, nell'ambito cittadino, basterebbe adottare un cambiamento di visione radicale per compiere un'azione a favore dell'ambiente, come per esempio ha fatto la studentessa indonesiana di 12 anni, Adeline Tiffany Suwan, che ha creato una comunità di giovani chiamata Sabat Alam, che significa amici per la natura. Di seguito abbiamo voluto mettere un estratto di giornale inglese che riporta l'iniziativa di Adeline. 12-year-old Indonesian student Adeline Tiffany Suwana became concerned for the environment after seeing the effects of natural disaster on flooding on her country. She accused the local authorities of doing too little. So she formed a community of young people called Sahabat Alam, which means friends of nature. The community now has thousands of members throughout Indonesia. Adeline organizes students to plant coral reefs, help with fish breeding and turtle protection, plant mangrove trees, and engage in environment cleanups and education activities. Adeline and Sahabat Alam also operate the Electric Generator Water Reel project, where they connect remote villages to an electric grid, providing potential economic growth to villagers and improving health and education facilities. They apologized only that they can't do more. Adeline denied being a heroine, but she has become internationally recognized. In 2009, she received the Action of Nature International Young Eco Hero Award for her efforts.
Come ultimo ambito abbiamo quello tecnologico. In quest'ultimo l'uomo è in una continua evoluzione e quindi è ancora agli albori della ricerca. Abbiamo quindi voluto proporre solamente due esempi, il food tech e l'architettura. Il food tech è una soluzione proposta dalla comunità scientifica per ovviare al quarto punto che abbiamo citato prima nell'ambito cittadino, cioè la riduzione del consumo di carne. Infatti, il food tech sviluppa tecnologie per produrre carne sostenibile e a basso impatto ambientale, preservando ovviamente le proprietà organolettiche del cibo prodotto. Sono passati ormai, infatti, più di 7 anni dall'assaggio del primo hamburger sintetico prodotto con cellule staminali all'Università di Maastricht e, dallo scorso dicembre, i primi nuggets di carne di pollo coltivata vengono già serviti ai tavoli di un ristorante di Singapore. L'architettura, invece, prevede varie strutture architettoniche che hanno un basso impatto ambientale, come per esempio il Bosco Verticale a Milano e la Smog Free Tower a Rotterdam. Il Bosco Verticale è un complesso di due palazzi residenziali a torre progettato da Boeri Studio e situato nel centro direzionale di Milano, ai margini del quartiere Isola. La peculiarità di queste costruzioni, del 2014 ovviamente, è la presenza di più di 2000 specie arboree tra arbusti e alberi ad alto fusto, distribuite sui prospetti, come mostrato nella seguente foto. Mentre la Smog Free Tower è l'ultimo innovativo progetto sfornato dalla creatività del designer Dan Rusgaard per ripulire i cieli urbani. Essa è destinata ad essere il più grande depuratore mai realizzato al mondo. Lo stesso Rutgard ha infatti affermato. La Smog Free Tower rappresenta il primo passo dello Smog Free Movement, il nostro sogno di un futuro pulito in cui le persone lavorino insieme per fermare l'inquinamento. Per concludere il percorso circolare che abbiamo proposto, torniamo al concetto di costruzione di nicchia, di cui abbiamo parlato nella parte introduttiva. Nel corso degli anni si sono susseguite diverse definizioni di nicchia. Quella ecologica, che sta ad indicare il ruolo di una specie o di una popolazione all'interno di un ecosistema, e dunque tutte le condizioni fisiche, chimiche e biologiche che ne permettono l'esistenza in quel particolare ambiente. Il concetto venne poi ampliato e fu introdotto il termine di nicchia trofica, ovvero il ruolo ecologico all'interno della comunità. Negli anni 50 venne infine coniato il termine di nicchia pluridimensionale, intesa come uno spazio costituito da tutte le interazioni che influenzano l'esistenza di una specie all'interno di un ecosistema. Il biologo statunitense Richard Lewontin, nell'opera Organism and Environment, ha sostenuto che, a differenza del darwinismo tradizionale, secondo cui ogni organismo subisce passivamente le influenze ambientali, sarebbe più corretto affermare che l'organismo compie un ruolo attivo all'interno del proprio ambiente. Dunque, il rapporto tra le due sfere, quella naturale e quella individuale, è reciproco e dialettico. In questa prospettiva, tale processo di modifica compiuto dall'uomo è basato sullo stato interno del soggetto, ai suoi bisogni, ai suoi desideri, ai progetti. A partire dall'umanesimo, passando per l'illuminismo e il positivismo, l'uomo ha creato un'immagine di sé divinizzata, collocata sempre più in alto rispetto all'ambiente circostante, pretendendo di poter soddisfare un interesse narcisistico e puramente egoistico. Per soddisfare questa pretesa, però, non ha fatto i conti con i limiti imposti dall'ambiente circostante. Le continue trasformazioni hanno generato una reazione a catena che ha colpito in primis le specie animali e vegetali, ma che si sta riversando in modo sempre più impetuoso nelle nostre vite, obbligandoci a cambiare la nostra natura per poter sopravvivere in questa continua coevoluzione. Il riscaldamento climatico, però, potrebbe avere una doppia valenza. Potrebbe essere l'inizio di una presa di consapevolezza che ci porterebbe alla conservazione del genere umano e dell'ambiente con il quale interagiamo. Oppure potrebbe dimostrarsi l'inizio della fine per l'umanità, ma una nuova alba per il pianeta Terra. Dopo aver portato a termine il nostro percorso sulla natura dell'uomo
e sul suo rapporto con il pianeta? Vorremmo porre a noi stessi e a tutti voi la seguente domanda. Tutto ciò basterà? Sicuramente sono già stati apportati cambiamenti significativi a favore dell'ambiente. Ma è inutile ricordare che è nostro compito preservare il pianeta Terra, la nostra casa, la nostra dimora, per permettere così alle generazioni future di godere delle bellezze naturali che la nostra Madre Terra ci offre. Vogliamo promuovere un messaggio forte. Noi siamo il mondo.